Ecco, siamo estremamente grati di essere presenti a questo convegno, pur conoscendo che siamo un pochino sia per fatti anagrafici che per materie, un pochino un corpo estraneo. Non tratto ovviamente questo progetto oggetti, né a anche se ovviamente tutti i documenti lo trattano, non ce l'ha come oggetto l'oggetto, e non ha un principio, scopo artistico, anche se nasce da storici d'arte in un ambiente motivatissimo per avere questo. Siamo di fronte a, come dice il sottotitolo, un archivio digitale delle fonti dell'opera di Santa Maria del Fiore, e specificamente è l'edizione critica completa della documentazione amministrativa conservata nel splendido archivio dell'opera del Duomo di Firenze, il cui curatore ci fa l'onore di essere con noi oggi, Lorenzo Fabbri, per il periodo della progettazione e la costruzione della cupola di Brunelleschi. L'altra cosa che ci fa diversi è, come dico, un po' l'età della cosa, l'avevo già accennato Monica. Certo, insomma, io penso a una cosa del genere da quando ho iniziato a lavorare nell'archivio come giovane studentessa. Comunque questo particolare progetto informatizzato com'è, inizia nel 1994. E ha, come è naturale, con un progetto come questo, una nascita, un'evoluzione, una diffusione e speriamo anche una discendenza di un grande archivio digitale a cui vogliamo dare in qualche maniera una vita duratura. È un progetto che è stato gestito, ed anche questo ci distingue, direttamente dall'istituzione interessata. Cioè è un progetto dell'opera di Santa Maria del Fiore, nacque lì per come iniziativa per la celebrazione del settimo centenario, anche se siamo stati affiancati lungo tutta la durata da una serie di generosi e, secondo noi, illuminati, donatori finanziari e collaboratori scientifici che ci hanno portato in questa antica istituzione le competenze necessarie, insomma, per fare quello che intendevamo fare. Sono felicissima di avere con me oggi Gabriella Battista, che è la collaboratrice della prima ora e è sempre stata a fianco a me nella redazione e la concezione della banca dati, però vorrei ricordare anche noi il piccolissimo gruppo che è stato con noi, Lucia Sandri, storica medievale, Patrizia Salvatori, anche lei storica, e Rolf Bagmil, storico d'arte, cioè anche qui la formula del piccolo gruppo. In qualche maniera affiatato anche con mezzi qualche volta di fortuna, insomma, ma con una passione condivisa. Il progetto nostro si distingue anche perché è, tra virgolette, finito. È stato consegnato nel 2009, dopo quasi 15 anni di lavoro. Dovevamo darci un po' di furia perché Brunelleschi ha messo solo 16 a fare la cupola. E quindi ha una sua storia lunga come progetto, e questo è interessante e forse è una cosa da riflettere tutto in un'età della rapida evoluzione della tecnologia digitale e relative attese. In alcuni casi ci siamo rinnovati, in altri casi ci siamo semplificati per garantire in qualche maniera una stabilità, insomma, a un progetto. Il progetto è anche vecchio perché radicato in un'antica tradizione di studio e di trascrizione della documentazione della cattedrale, che risale ai primi biografi di Brunelleschi, Antonio Manetti, Vasari, Baldinucci, fino alle sistematiche edizioni delle fonti archivistiche a cura di Cesare Guasti, da una parte, per la parte architettonica, e Giovanni Poggi per le decorazioni del Duomo. Di tutti questi ci sentiamo veramente in diretta linea di discendenza. Non abbiamo rivoluzionato l'idea di pubblicare le fonti di un archivio.
Inoltre ci inseriamo senz'altro in quello che è la tradizione storica italiana, piuttosto di quello degli studi linguistici o filologici. E abbiamo preso come oggetto non l'archivio continuo, ma gli atti che contiene. Questi sono i nostri oggetti, i tesoretti che portiamo, cioè un atto individuato come tale, trascritto come tale, cosa nel lontano 94 oltretutto non facile in una struttura che permetteva una possibilità anche di analisi con banca dati. Insomma, perché si partiva con situazioni molto restrittive, piccoli campi, cosa metti in questa riga, mentre noi possiamo avere un atto di 5 pagine annotato e con le opportune riflessioni. E tecnicamente configurato come una banca dati di testi strutturati. E quindi, oltretutto, comunque, non si pone nemmeno in partenza domande e tanto meno risposte. Cioè, questo è proprio l'edizione di un archivio, cioè è in qualche maniera uno strumento cieco che si presenta a un pubblico. All'epoca pensavamo piccolo, si chiama in sala di studio come ausilio, oppure facciamo un bel CD-ROM per Natale o qualcosa del genere. Quello che è successo è che siamo arrivati a 21.000 documenti per questo periodo, di cui meno di 7% insomma, erano precedentemente editati o anche citati. E quindi il vero problema è come gestire un corpus così vasto di materiale documentario, e torneremo su questo fatto anche alla fine. Questo è stato un punto di arrivo e ora è la palla a noi di nuovo. Abbiamo questo perché noi abbiamo scelto di presentare per intero la documentazione presente nell'archivio, non operando scelte tematiche su argomenti considerati interessanti o no. Cioè non è il risultato di una passione particolare di un individuo all'interno di queste fonti. In un senso abbiamo seguito all'estrema conseguenza il programma già annunciato da Cesare Guasti nell'edizione del suo primo volume. Oltre all'architettura della cattedrale, le opere artistiche che contiene, la documentazione riguarda, per esempio, nella descrizione del progetto lo vedete, amministrazione, finanza, maestranze, logistica, clero e liturgia, progetti esterni affidati dal comune che vanno dalle fortificazioni nel territorio agli apparati papali allestiti in Santa Maria Novella per i pontefici Martino V e Eugenio IV. Quindi ha un interesse assolutamente interdisciplinario e io lo chiamo una specie di autoritratto dell'organizzazione che lo ha prodotto. Contiene dati anche certamente per indagini che noi, che pure l'abbiamo fatto negli anni, non l'abbiamo previsti e ancora adesso ci sorprenderanno. Per questa struttura analitica, quindi, abbiamo preferito una banca dati, a una banca dati redazionale che tende a essere cieca e richiede delle domande specifiche, uno strumento che informa l'utente sul suo contenuto, che invita a browsing e a approcci molteplici. Questo principio ha informato sia la primissima concezione del progetto su piattaforma DBT, database testuale, creato da Eugenio Picchi presso il CNR di Pisa, dove siamo nati, programma che rimane ancora alla base del progetto e rimane in consultazione in sala di studio, sia
però questo senso molteplice anche nella sua successiva rappresentazione online in forma HTML, che è quello che state vedendo, creato per noi dall'Istituto Max Planck della Storia della Scienza di Berlino, che sono a fianco da noi dal 98, dopo che l'avevano visto la presentazione del progetto e hanno capito l'importanza anche come una fonte per la storia della scienza. Però è entrato in un loro programma proprio di edizione e diffusione delle fonti per problemi di storia della meccanica, ma non solo. E loro, effettivamente, il grande servizio che ci hanno fatto, oltre che questa rappresentazione che vedete, quello che sta a monte di questo, è di aver preso i documenti all'interno di un archivio proprietario e individuale, che quindi vive sempre con una serie di minacce di mortalità, che penso tutti voi ci pensate la notte, l'hanno tradotto in un linguaggio XML basilare. Questo a opera del bravissimo Joachim Büttner, che consideriamo il nostro passaporto alla futura accessibilità e leggibilità, affidando l'archivio comunque chiaramente all'istituzione che ha ogni interesse di tenerlo vivo. Quindi il lavoro intellettuale può essere complesso come si vuole, ma il sistema di conservazione, il sistema di individuare i dati e portarli ad altre generazioni, effettivamente deve essere abbastanza semplice e prevedibile. Allora, stiamo vedendo comunque oggi, perché non si finisce mai di inventare le cose, un'edizione trial, cioè prova. Comunque l'edizione è visibile sia sul sito di Firenze che di quello di Berlino, e abbiamo un'edizione italiana e anche un inglese che serve per tutto quello che è la navigazione e diciamo le pagine fisse, mentre ovviamente i documenti sono opere che noi trattiamo così, insomma, intoccabili. Sul home page abbiamo un accesso al materiale introduttivo nella barra di navigazione a sinistra, che avete visto già qualcosa, potete vedere anche la guida che per esempio è disponibile, mentre è sempre presente in qualsiasi posizione, in cima alla barra di navigazione in alto, che dà accesso alle varie tipologie di interrogazioni. Facciamo vedere velocemente, cioè un attimo, come funziona, perché state guardando non la banca dati, ma pagine statiche HTML, e come loro possono in qualche maniera esprimere questo. Questo è un sistema che è 10 anni che è online, e l'unica cosa che lo fa chiudere è quando va via la luce del server nell'opera del Duomo. Non è ancora successo a Berlino questo, quindi facendo un'interrogazione semplicissima in fonti, insomma, possiamo vedere come prima di tutto a un primo livello avrete nella parte grande pagine di guida e sussidio che aiutano nella navigazione, per esempio alle fonti si vede subito lo schema di tutto l'archivio, poi quando si sceglie un codice, in questo caso il 75 per esempio, ci si trova di fronte alla descrizione dello stesso codice che aiuta. In un secondo momento, quando uno individua col sistema gerarchico la pagina attraverso una serie di scelte progressive, in questo caso la 12 e la 12A, 12A, e ci dà a un certo punto una pagina che riassume con i loro riassunti, insomma, quello che c'è su quella pagina. Si sceglie la 12E, scusami, e siamo di fronte finalmente al nostro pacchettino, che è il documento trascritto, uno semplicissimo, che da lì abbiamo anche un altro sacco di disponibilità, perché se
da una parte siamo mirati sull'oggetto, da qui ci si può aprire verso tante cose. Possiamo seguire i links a documenti che in fase di redazione sono stati considerati direttamente collegati, perché redazione paralleli. Possiamo anche dalla barra in basso sfogliare, cioè visto che abbiamo fatto tutti i documenti dall'archivio, a questo punto uno sfoglia, cioè seduto in archivio, gira le pagine e vede uno dopo un altro tutto quello che c'è. Può sfogliare anche per i tempi e può, per tutto quello che, beh, per, ovunque vedete un delta, freccia, però soprattutto nella parte in basso dove c'è l'analisi, è possibile seguire questo backlinks, hyperlinks, o stairs, come li chiamava la Barocchi, e mi è piaciuto tanto che non ho mai perduto la dicitura, che portano, danno la possibilità di appassionarsi di ogni cosa. Se per esempio questo documento che riguardava gli appartamenti papali di Santa Novella, dice, li vogliamo vedere, si arriva e vedete che ci sono 853 atti che riguardano gli appartamenti di Santa Novella, quindi cioè, da lì ci si può far notte, insomma, se ci si appassiona via via delle varie parti, insomma, della banca dati. Partendo invece, altro ricerche ovviamente, ma partendo dalle date, perché sono possibile fare sia per i dati giuridici degli atti stessi, sia delle date che compaiono al loro interno come di riferimento. Scegliamo la data di un famosissimo documento, questa volta anziché un inedito, che è il 1426, il 4 di febbraio, quando si rifà il programma per la cupola di Brunelleschi a metà lavoro, cambiando i ruoli, oltretutto dando a Brunelleschi insomma, la priorità assoluta e affrontando tutti i problemi statici e strutturali della parte quando comincia ad inclinarsi sul vuoto e il problema diventa veramente emozionante. Considerate la ricchezza di informazione che c'è in un documento di questo tipo e vedete un attimo come ci siamo comportato nella schedatura e chiamarlo schedatura forse non è esatto, cioè quello che abbiamo cercato di fare è un'analisi sistematica, cioè sono indici analitici che stiamo creando direttamente sui testi che ci pervengono e cosa è possibile effettivamente estrarre di una cosa del genere e quindi in che modo è possibile ricercarlo e ritrovarlo in altre cose. Vediamo anche qui un collegamento ipertestuale, per esempio, con il famoso pittore Pesello, che era un vice provveditore, ma né Brunelleschi né Ghiberti è morto o andato via durante i 20 anni della cupola, quindi lui non è passato un ufficio, però è incrociato molto il cantiere dell'opera e vediamo che anche qui, insomma, che fosse interessato a lui, potrebbe vedere tutto ciò che è la sua presenza via via che incrocia gli uffici dell'opera. Gli indici invece sono proprio un tipo di interrogazione, di indicizzazione assolutamente classico. L'unica marcia in più che abbiamo nell'internet è la possibilità di marcare, quindi scriviamo una volta il nome, poi marchiamo il nome, il soprannome, il cognome, la provenienza, il ruolo, cioè tutto questo all'interno di un unico campo di missione che ci permette poi di consultare sortandolo in diversi modi. Prendiamo l'assoluto protagonista dei nomi, partendo dal campo nomi, dove già la pagina guida ti consiglia di non cercare Brunelleschi se sei interessato in Brunelleschi, ma siccome noi schediamo quello che troviamo, cercare Filippo di Ser Brunellesco nel campo dei nomi e come era prevedibile ci sono un sacco di entrate per lui, 334 in maniera particolare in questa forma.
che si possono, ora non facciamolo ora, ma ordinare in tanti modi. Comunque possiamo anche passare da qui direttamente alla prossima per vedere un'altra formulazione, perché come Procacci diceva, insomma, Filippo Brunelleschi e Filippo Lippi, Brunelleschi, se qualcuno diceva, guardava la famiglia, diceva dove sono, lui, Filippo Lippi, eccolo le volte che invece compare effettivamente col suo cognome. Parlando di cognomi, ci sono non solo tutti i grossi cognomi dell'opera, ma anche quelli no, cioè una banca dati come questo, una cattedrale, un luogo di incrocio della vita della città, quindi per esempio la famiglia Alberti, semplicemente perché all'inizio, ci restituisce per esempio una ricca casistica di questa famiglia a Firenze, e mettiamolo per ordine di data, si va al 31, per esempio si individua un episodio affascinante in cui la famiglia, tornando dall'esilio, insomma, si presenta come grosso segreto debitore dell'Opera del Duomo per rilegittimarsi e poter tornare agli uffici della città. Cioè storie casuali, non pensate e non cercate, che vengono fuori in maniera effettivamente qualche volta strepitosa. Però il vero cuore del progetto e il principale strumento di ricerca guidata certamente sono i campi dei soggetti, che sono articolati nelle categorie che noi abbiamo individuato come la materia gestita sistematicamente nelle documentazioni dell'opera, e nell'undicesimo, che è un campo miscellaneo, dove abbiamo messo fatti importanti, seppur occasionali, tipo cantieri altrui, ogni volta che un palazzo costruendo chiede una trave al cantiere dell'Opera del Duomo, li abbiamo sistemato lì. Comunque a Pisa abbiamo pensato che era appropriato portare, ci scusiamo con voi, un campo oggetti e vedere le campane, perché sembrava molto affine, insomma, al vostro lavoro, ma anche se purtroppo è l'ennesimo esempio della cattiveria dei fiorentini rispetto ai pisani, ed è per questo che si chiede perdono, si può, mettendo in ordine cronologico qui, vedere attorno al 33-34 un affascinante episodio della vicenda della confisca delle campane dei comuni ribelli nel territorio pisani, ad opera dell'Opera del Duomo, agendo su, ovviamente su comando del comune di Firenze. Come si punisce un comune ribelle? Portali via la campana e buttare giù, se possibile, la torre. E loro protestano e si riferisce, insomma, c'è una storia molto interessante. Comunque vediamo invece il risultato deludente della campana di Montachita, che era montata sul campanile di Firenze, riciclaggio, ma poi rimosso per via del suono rustico che dava. E questo, quindi, non lo so se come possono essere i suoni. E c'è un'altra campana sempre di questo gruppo che viene per esempio riciclata nel comune di nel Castel San Giovanni, fedelissimo castello fiorentino, vero? Cioè, quindi prendi quello dal ribello e lo dai al fedele. Quindi questo è come emerge, insomma, da una schedatura del genere, un materiale estremamente vivace, anche qualche volta ricco. Però emergono qualche volta invece dei risultati assolutamente ingestibili, come sembrerebbe quello del personale. Se si va in campo con pensi maestranze, abbiamo 5.000 istanze. La possibilità però di fare... di ordinarli ci permette per esempio di ordinarli per nomi, e poi questo lo sa Gabriella Vala, 4.000
51, e si tira fuori il buon perfetto di Giovanni, che quindi deve essere una delle migliori maestranze, vero? Vedendo per esempio il suo salario del 2 dicembre del 1424, e lo troviamo proprio lassù in cima con Battista D'Antonio, il capomaestro, con un salario massimo di una lira al giorno. E quindi, cioè, dà un'idea di come è possibile, e questo ci servirà tra un attimo capire, seguire l'individuale maestranze. C'è un reparto anche di reference che è lì per aiutare la navigazione, in maniera particolare i registi, che sono consultabili per stringhe, per parole contenute, che sono i sommari dei documenti da noi predisposti. Questi vengono tradotti anche in inglese con un sistema semi-automatico, un inglese che spero che i miei conterranei mi perdoneranno, perché siamo rimasti molto vicini alle formulazioni più o meno stabili che abbiamo preferito in italiano. Esiste anche i riferimenti, dove si può andare a vedere tutte le citazioni di altri documenti, che ci tira fuori roba come un libro C, che contiene tantissime cose, tra cui alla carta 109, per esempio una pagina ovviamente dedicata alla calcina, cioè si ricostruisce anche l'archivio ombra, cioè quello che non è conservato, insomma, in qualche maniera attraverso sistematiche citazioni all'interno è possibile, come si è già detto dei rapporti, ve l'ho fatto vedere all'inizio, come è possibile vedere i rapporti costruiti ovviamente in redazione, cioè questo è il lavoro intelligente di confronto. Tra i documenti sono consultabili in questo modo. Nei testi online abbiamo una cosa abbastanza semplice, che è semplicemente consultazione per parole, diviso in volgare e latino, anche se qualche volta si incrociano, perché qualche volta nei documenti si parla due lingue e quindi li ammettiamo. Però questo richiede effettivamente una certa familiarità con le fonti, vedete, non lo so, penso qui all'inizio dell'S, Saccardo con un C, con due C, con un H, Sacristano con due S, cose del genere. Cioè il browsing aiuta a trovare lemmi anche nelle loro varie manifestazioni, però la gestione molto più accurata e sofisticata di questo è rimasto ancora in DBT, in uso locale nella sala di studio. Non avete ancora visto un'immagine. La maggior parte dei codici è stato danneggiato dall'alluvione del 66, e all'inizio del progetto ci sembrava assolutamente che fossero inadatti per diffusione pubblica, non specializzato in internet, però anche lì sussidi tecnologici che nel frattempo si sono maturati, ci hanno abbattuto questo ostacolo, e abbiamo potuto alla fine acquistare immagini leggibili di tutte le fonti, e un campione di questo materiale ora è consultabile in un prototipo online. Riteniamo importante comunque, facendo vedere fotografie di cose alluvionate, comunicare la differenza tra vari tipi di immagini, far comprendere che cosa è vero e che cosa è un'immagine processata, cioè non è la stessa cosa, sono aiuti. Vediamo un primo esempio, per esempio arrivando direttamente dall'accesso rapido, la 7011D, che è la confisca dei beni dello scultore Bernardo Ciuffagni, è un codice alluvionato, e noi ora si sta scaricando, è un codice alluvionato che di cui abbiamo un'immagine chiaro grazie alla digitalizzazione di microfilm fatto nel 1958. Cioè offriamo immagini, vi ricordate, prima dell'alluvione, in questo caso, insomma, per poter vedere una cosa che altrimenti sarebbe stato danneggiato in parte. L'altro esempio invece è, andiamo dalla navigazione, così lo vediamo proprio segnalato, partiamo da destinazioni,
in soggetti. Scegliamo Duomo Porte. E entrato in Duomo Porte si ordina per specificazioni, in modo che le diciture delle porte stanno insieme, ecco, e così scendiamo verso la porta più in vista in questi giorni, che è la porta che va verso i servi, la cosiddetta porta della mandorla, con specificazioni in taglio per trovare il codice 814D, e ci troveremo di fronte prima di tutto alla scheda del documento. Sì. No, aspetta. No, ma va bene anche così, allora, semmai si torna dopo. Cioè, partendo dalla scheda del documento, si arriva sulla pagina alluvionatissima a vedere incorniciato un documento con tanto di segno in matita che ha resistito molto meglio dell'inchiostro alle acque. È un documento che difficilmente si leggerebbe in queste condizioni, però è possibile chiamare un dettaglio di fotografie a luce ultravioletta, realizzato per noi dalla Fachhochschule di Colonia, che permette di leggere perfettamente Giovanni D'Antonio di Banco, cosa che a questo punto è anche portabile in un secondo ambiente, GigiDib, quello creato dall'Eco Max Planck, insomma, per la gestione delle immagini, cioè la marcatura, la ridimensionatura, eccetera, e addirittura la trasmissione a colleghi per consultazioni. Quindi a questo punto, con una serie di strumenti discendenti, siamo effettivamente in grado di farvi vedere anche qualcosa di leggibile. Ora, oltre 3 anni dalla consegna del progetto, intendiamo rilanciarlo con il completamento della dotazione delle immagini e con una nuova sezione di studi sistematici basati su documenti dell'edizione e attivamente collegati a loro. Io vi ho ammirato tutti in questi giorni, cioè, state studiando mentre state mettendo insieme. Cioè, io avevo bisogno di organizzare prima la cosa. Adesso siamo pronti a fare gli studi sistematici, e questo intendiamo farlo con l'aiuto di 2 giovani collaboratori che si affiancheranno a noi l'anno prossimo. Intendiamo che il lavoro sulle immagini sia per loro un laboratorio di conoscenze capillari, cioè ci aiuteranno a preparare tutte le altre immagini, cioè centinaia ora, dobbiamo arrivare a 21.000, vero? E nel contempo però dedicheranno gran parte del loro tempo allo studio sistematico del vasto materiale, che è l'altro problema, cioè come si studia, come cambia lo studio di fronte a un risorso di questo tipo, e per pubblicare i loro saggi online. Per questo, in chiusura, vorrei farvi rapidamente vedere un sito trial dove abbiamo già cominciato a mettere alcune cose online. Si può vedere, questo è intanto il saggio di Lorenzo Fabbri, che evidentemente, per esempio, rende conto di quello che, insomma, ho tentato di accennare, cioè la posizione di questo progetto tra assoluta tradizione da una parte e innovazione di un altro. E in secondo luogo c'è un solo saggio, ad esempio, di quello che potrebbe essere il sistema di mettere studi sistematici online, questo di Gabriella Battisti, mia. L'abbiamo chiamato un'altra storia, e
accoglierete i più sensi, insomma, di questa frase, nuove prospettive sul cantiere della cupola di Santa Maria del Fiore. Vuole essere una specie di tutorial su come si possono svolgere nuovi tipi di indagini in un archivio così vasto. Nuove metodologie, nuove prospettive, altre storie che non cancelleranno quelli che ci sono pervenute, ma certamente ci darà un altro punto di vista, quello dell'opera, anziché quello degli eroi, in qualche maniera. Vediamo per esempio un non eroe che Gabriella Battista ha tirato fuori dal nominato quasi, il buon Jacopo di Sandro, facendo un lavoro sistematico sulla sua carriera, rispecchiato presso l'Opera del Duomo, un lavoro proprio sistematico, cioè ci si mette lì e si vede come evolve la sua carriera da un giovane con un stipendio abbastanza basso a una situazione, per esempio, come provveditore alla cava di pietre di Trassinaia, dove il salario va su a 21 perché lui sa scrivere e sa gestire gli uomini. Dove poi lui va a fiducia di Brunelleschi alla fornace di Lastra per fare una prova di cotto dei grandi quadroni, i mattoni che formano la cupola di Brunelleschi, perché effettivamente siano della qualità desiderata, ma anche che si riesce a fare un calcolo di quanti devono veramente costare, perché nei primi anni c'è stata grande confusione tra prezzi e qualità di consegna. Alla fine vediamo che facendo questo tipo di lavoro, il Jacopo, detto anche Papi, bisogna sapere anche questo per cercare tutti i documenti, vero? Arriva a una lira, una al giorno, perché in trasferta, in più magari gli danno gli scotti del pranzo. Comunque è un membro del grande cantiere dell'Opera del Duomo, che però si rivela estremamente creativo, imprenditore, fa cose anche per conto suo, vera e propria attività imprenditoriale, va a fare legname nella foresta, prende un contratto per questo, si assente per qualche giorno, trova lavoratori, gli fanno tutto un contratto, cioè mentre lui è sempre un dipendente, insomma. E alla fine, questo pure un fatto un po' pisano, la sua carriera, il culmine della sua carriera è quando, proprio nel 1936, alla fine del nostro progetto, lui diventa il provveditore della fortificazione brunelleschiana di Vico Pisano, e passa ad essere un signore, perché passa dalla paga giornaliera a quello mensile. 25 lire al mese, e comincia ad essere effettivamente, cioè anche lui, architetto in qualche maniera. Persona totalmente sfuggita alla storia, che abbiamo preso esempio di quello che erano le competenze dell'Opera del Duomo per riscrivere un pochino la storia dell'eroe. Brunelleschi è l'eroe, c'era chiaramente concepito, ma non è vero invece quello che raccontano i biografi, di come erano stupidi, timorosi e tradizionali tutti quelli che doveva convincere. Cioè aveva effettivamente una platea di collaboratori ad altissimo livello, che hanno garantito il risultato, che piano piano cresceva sopra il volto della croce di Santa Maria del Fiore. In assoluto chiusura si può vedere anche, come assoluto chiusura della cupola, l'anello in alto, detto il seraglio, che è la cosa che alla fine serra tutte le forze, insomma, della cupola in alto. Cioè, anche questo è un esempio di quello che si può fare. Ora non mi fermerò su tutti gli esempi, perché il caffè ci aspetta. quello che abbiamo fatto qui anche è un lavoro sistematico di conteggio dei componenti di questo che arriva, perché una cosa così speciale deve avere una serie di pezzi di legno, di pietra straordinari. Questi sono due esempi di come avrebbe potuto essere, immaginando, ma ora
abbiamo i contratti, abbiamo i pagamenti, li contiamo. È abbastanza facile anche quando non dicono che è per il serraglio, perché sono tutti numeri divisi per 8 lati della cupola, non simmetriche. Per cui, cioè, a questo punto c'è una serie di 10 tipi di pietre che vengono ordinati, tagliati, portate dalle cave al cantiere, faticosamente, anzi emozionatamente tirate su. E se puoi vedere per esempio la figura 8 in fondo, cioè questi grandiosi radiali lastri ecco, questo è il soffitto sotto la lanterna, che regge la lanterna, questi grandiosi lastri di macigno che Brunelleschi abbia voluto mettere ad innesto in quella posizione. Questo tipo di informazione, sia per i ferimenti, sia per il piombo, sia per il ferro, sia per le pietre e tanti altri materiali, a mio avviso devono assolutamente affiancarsi alle più recenti e molto pubblicati studi degli strumenti di indagine recenti, georadar e cose del genere, che devo dire spesso danno ancora risultati ambigui o comunque soggetti a problemi di interpretazione. Abbiamo giorno per giorno. All'opera del Duomo non si spendeva quello che non si aveva poi, perché, per cui l'arrivo è anche un'indicazione di quando verrà messo in opera, quasi sempre, perché lavorano con un budget molto preciso, insomma. Quindi ci dà una serie di possibilità, effettivamente, se non proprio un'altra storia, insomma, quantomeno di dare un'altra prospettiva, insomma, su un grosso cantiere. Quindi siamo in realtà la parte più soddisfacente di questo progetto, cioè, e ve l'auguro a tutti di arrivare al punto di poter, insomma, in qualche maniera, prima di tutto coinvolgere i giovani in una nuova generazione di storie di un progetto, e secondo, effettivamente, di cominciare a lavorare sistematicamente, perché tutto questo, dopo tutto, è nato dalla nostra volontà di mettere in ordine le cose, no? Cioè vederle un po' più chiare, insomma, una volta si sa, vediamo se cambia qualcosa. Grazie. Grazie Margaret per questa dimostrazione di tanto entusiasmo. No, vediamo anche che noi possiamo solo lavorare bene se qualcuno prende come voi proprio il cuore nella mano e sta seguendo con molta pazienza, anche con molta conoscenza per anni, questa via di ricerca che adesso ci apre a tutti noi possibilità nuove. E posizioni nuove, prospettive nuove, veramente. Ci sono delle domande? No.